Continua l'altalena di risultati per il calcio Acri, vittorie nelle partite casalinghe e invece in trasferta più che altro, spesso e volentieri non riesce a raccogliere punti importanti. Dicevamo continua l'altalena perché il calcio Acri si trova attualmente in quarta posizione ma non avrebbe la potenzialità di disputare i playoff perché il Praia Tortora si trova a quasi 10 punti di distacco, sono 9 per il momento, però rischierebbero addirittura di diventare di più nel corso di questa ultima fase di campionato. Un calcio Acri che batte il Real Sant'Agata, probabilmente anche scioccato dalla decisione della settimana del giudice sportivo di non dare la vittoria ottenuta sul campo contro il Praia Tortora per la posizione irregolare di un Hunter, tant'è vero che secondo il referto dell'arbitro, ma così pare che è stato anche durante la partita, la squadra del Real Sant'Agata ha giocato per 8 minuti senza un under, il che non è consentito perché devono essere 3 gli under da giocare tutta la partita anche in caso di sostituzione. In questo caso il Real Sant'Agata probabilmente ha sbagliato i suoi calcoli, ha messo dopo 8 minuti nella sostituzione un altro under e però questo qui gli ha portato alla sconfitta a tavolino contro quel Praia Tortora che è ritornato in terza posizione in classifica, mentre per il Real Sant'Agata ormai sembra sfumare tutte le potenzialità di potersi inserire nella zona playoff. Il gol di Cavatorti, come dicevamo comunque per il calcio Acri, è stato importante proprio per proseguire almeno nelle partite casalinghe. Vedremo se riuscirà a mantenere questi 9 punti di distacco dalla terza posizione e cercare di disputare alla fine i playoff, quello che sarebbe importante per una squadra che, ricordiamola, è retrocessa dalla Eccellenza.